Guerrieri, guerriere, buongiorno. Fare Krav Maga fa passare la paura? Vediamo brevemente come funziona il meccanismo in funzione di quello che è l'addestramento del Krav Maga. Considera il meccanismo della paura come qualcosa che ha fatto sì che la specie umana sopravvivesse sino al giorno d'oggi. È chiaramente un meccanismo tarato su quelle che erano le problematiche di vita o di morte e chiaramente ha funzionato benissimo. Ma oggi non è esattamente aggiornato a quelli che sono i pericoli odierni, per cui in certi casi ci salva ancora la pelle e in altri è un po' disfunzionale. Un po' come paralizzarsi, che funzionava bene contro i grandi predatori, sfruttando il principio del mimetismo, che se sei immobile è più difficile essere visto, applicato però a un camion che ti viene contro per strada. Non troppo buono. Quindi la paura è funzionale ed è importante che noi riusciamo a riconoscere il pericolo. D'altro canto, oggigiorno non solo abbiamo diversi tipi di pericoli che non sono commisurati a quelli di 100 anni fa, 200 anni fa, 1000 anni fa di sicuro, e possiamo dire che la nostra vita oggi è molto più sicura. D'altro canto, la mole di informazioni riguardanti il pericolo al giorno d'oggi è forse la più elevata nella storia dell'umanità. E volete sapere una cosa? Funzionano benissimo. E infatti la paura noi la sentiamo molto, anche se oggigiorno sicuramente viviamo una vita più sicura di 200 anni fa, 300 anni fa. Quindi la paura non va negata, è un meccanismo naturale, è un meccanismo che serve, va però saputa utilizzare. E in chiave della difesa personale bisogna capire come agire in tal senso. Nel Krav Maga si lavora con due chiavi. Una che prevede praticamente il bypassare la paura attraverso dei movimenti riflessi che vengono affinati, per cui una persona agisce, si difende e dopo, semmai ad azione conclusa, può avere paura una volta che tutto è finito. L'altra nel riuscire da una parte a desensibilizzarsi e dall'altra a comprendere che cosa è veramente pericoloso, che aiuta anche ad avere una vita più serena. Concludendo, non c'è niente di male ad aver paura, la paura è un meccanismo che non puoi togliere e che allo stesso tempo può essere molto utile. Togliendolo perderesti molto dell'efficacia nella difesa personale e anzi probabilmente ti metteresti più facilmente a rischio. Concludo con una metafora che è, diciamo, surfistica. La paura puoi considerarla come un'onda. Se sai cavalcarla può darti una grande spinta, se non sai come farlo ti può travolgere, il tutto sempre nel grande rispetto del mare.